crisi. A Bologna i segreti dei cartoni animati giapponesi nella mostra Anime Ricordi d'infanzia, ci dice di più Francesco Satta. Questo è lo studio preparatorio della scena, in gergo layout, e diventa così. Questi sono gli anime cell, gli autentici disegni per la realizzazione dei cartoni animati giapponesi. Un mondo che conta tantissimi appassionati in Italia, conquistati dalla pacifica invasione dei robottoni sulle reti televisive alla fine degli anni 70. E poi via via dalle storie sentimentali, da quelle comiche, dagli adattamenti di classici per l'infanzia fino ai capolavori dell'animazione di un maestro come Hayao Miyazaki. Bello è scoprire i segreti della lavorazione di questi film e serie TV e ammirare i rodovetri, così si chiamano in italiano, disegni su fogli di celluloide che fotogramma dopo fotogramma andavano a comporre il cartone animato. Questi mostra a Bologna nella sede di Emil Banca appartengono alla collezione privata di Alessandro Cavazza, che li ha pazientemente raccolti in tanti anni di ricerca. Spieghiamo passo dopo passo come venivano prodotti i cartoni animati fino a circa il 2000-2003, perché dopo poi è intervenuta la computer grafica e questo mondo è praticamente scomparso. Fra le rarità in mostra un disegno del fiuto di Sherlock Holmes, coproduzione italo-giapponese con la Rai, che coinvolse Miyazaki e lo studio Pagot, i creatori di Calimero e Grisù il draghetto. I primi 6 episodi sono stati diretti da Miyazaki, che quando creerà il suo film Porco Rosso intitolerà il nome dei personaggi a Marco Pagot e Gina. Basket dopo il